Albino Mastracesi ha lasciato per un periodo la palestra e si è trasferito al mare a Pescara, al 4000 Beach Volley Academy, sempre tenendo d'occhio i suoi ragazzi però. Beh sì, sicuramente tenendo d'occhio i miei ragazzi, il fatto è che non mi sono trasferito, questo è lo svantaggio, perché effettivamente siamo ancora al lavoro e naturalmente dobbiamo finire a completare la squadra, però tutto sommato le cose stanno andando molto bene, quindi ci permettiamo anche di fare mezz'ora da dedicare ai nostri ragazzi. Ragazzi che si allenano qui al 4L Beach Volley Academy, una collaborazione ripetuta dopo l'anno scorso. Sì, credo che sia un'iniziativa interessante e importante anche per noi perché chiaramente veniamo a lavorare in una zona che secondo me è molto, ha molta pallavolo e quindi vorremmo anche cercare di trasmettere il nostro lavoro anche a queste realtà. Alberto Giuliani in versione estiva al 4L Beach Volley Academy guarda i talenti della Lube Volley e dà un'occhiata anche ai talenti che allena Andrea Raffaelli qui nel centro di Beach Volley. Ah, certamente, certamente. Beach Volley comunque è un'attività parallela, anche se differente dalla pallavolo, però molto del talento che può avere un atleta in queste due discipline diventa comune, quindi ben venga questo connubio, tra l'altro in un posto così bello dove che ci dà la possibilità di allenare sia indoor sia sulla sabbia. C'è qualche talento interessante da portare magari a Macerata per la stagione indoor? Ma qualcuno c'è una collaborazione oramai molto, molto attiva tra il club Quattro Vele e la pallavolo Macerata. Vedremo se potremo anche quest'anno prendere qualche ragazzo per stare da noi a fare allenamento a alto livello.